Tratto da 100 passi, la nostra storia. Un ruolo di spicco nella nascita della banda di Erbusco lo ebbe Enrico Lazzari. Fu infatti grazie al suo insegnamento che i nipoti Dino e Guido Magri si avvicinarono alla musica. Dino studiò pianoforte sotto la sua guida per dedicarsi poi allo studio del clarinetto, strumento con il quale entrò a far parte del corpo musicale di Adro. Quando quel gruppo si sciolse, la volontà di dare continuità al percorso fatto spinse Dino, con il sostegno del fratello Guido, ad avviare ad Erbusco, tra il 1908 e il 1910, una scuola di musica. Di fatto gettarono un seme, unendo forze, appassionando amici, conoscenti e tanti giovani dotati di talento e musicalità. Quel seme mise radici, cosicché nel 1912, con la direzione di Dino Magri, affiancato dal fratello Guido, che per molti anni ricoprì il ruolo di presidente, nacque formalmente il corpo bandistico erbuschese. In occasione del 50° anno di fondazione, il corpo musicale prese ufficialmente il nome Dino Magri, in omaggio ad uno dei fondatori che, insieme al fratello Guido, fu insignito di una medaglia d'oro volta a riconoscere il vitale impegno di entrambi per la banda. E siamo qui, stasera, a raccontare e a tramandare la passione che da quel seme germogliò. E lo facciamo anche attraverso colui che con l'intera famiglia di musicanti ha a sua volta raccontato e dato amore alla banda. Grazie, Giuseppe Peppino Brevi. Signore e signori, il concerto per i 110 anni del corpo musicale Dino Magri, diretto dal maestro Giorgio Gandossi. Buonasera alle autorità presenti, al presidente dell'Associazione Bande Musicali Bresciane. Buonasera, benvenuti a tutti voi che riempite questo parco. Fiorellini meravigliosi. E la storia continua. Da tempo, grazie al sostegno dell'amministrazione e la collaborazione con la dirigenza scolastica, la nostra banda entra nelle scuole dell'obbligo e lo fa attraverso un programma, un progetto, e ci ho litigato, scusate, lo fa con una persona qualificata proponendo un progetto finalizzato a costruire, valorizzare tutta una serie di esperienze, curiosità, fantasia, emozioni, espressività e tutto ciò che ne consegue utile all'apprendimento del bambino in forma giocosa, per poi accoglierli qui se vorranno. Possono venire da noi, scegliere uno strumento musicale e imparare con un maestro per poi fare parte integrante del corpo musicale. In occasione dei nostri 110 anni, nella prima parte del concerto, vogliamo mostrarvi il risultato di questo progetto. Le classi terze, quarte e quinte di Villa e di Erbusco hanno conosciuto la storia, la fiaba che sentirete fra poco, hanno lavorato alla fiaba che la banda mette in scena in tutta la sua interezza, quindi racconto, musica e disegni. La fiaba ci insegna l'importanza del lavoro di squadra, il non arrendersi di fronte alle avversità, indica la strada verso il coraggio e l'altruismo attraverso le bizzarre avventure di un asino, un cane, un gatto e un gallo. La musica, che ha la magica funzione di collegare la fantasia al desiderio di esprimersi proprio perché è legata alle parole. E infine, le immagini suggerite dalla storia prenderanno forma su quello schermo, grazie all'estro e alla bravura del nostro mago dei disegni, Andrea Spinelli. Buonasera anche a te. Sottolineo che i disegni sono in tempo reale, mentre noi si suona, lui disegna, quindi quello che vedete non sono immagini, sono davvero disegni. E chi darà voce a questa fiaba? Anna Lussana, Nicola Magri.
il corpo musicale di Novagri, maestro Giorgio Gandossi, i musicanti di Brema. Per ascoltare è veramente accaduta. I quattro musicisti che me l'hanno raccontata giurano che è tutta vera. C'era una volta un vecchio asino che aveva lavorato sodo per tanti e tanti anni. Ormai non era più capace di portare pesi e si stancava facilmente. Per questo il suo padrone aveva deciso di lasciarlo in un angolo nella stalla aspettare la morte. A che serve un asino vecchio? Occupa spazio nella stalla e devo anche nutrirlo. Ne ricaverò una pelle di tamburo. La bestia, udendo queste parole, decise di scappare. Aspettò che l'uomo fosse nei campi e poi, piano piano, si allontanò dalla fattoria. Ingrato, pensò l'asino strada facendo. Dopo aver faticato tanto per lui, ecco la ricompensa che ricevo. Beh, me ne andrò a Brema. Quella sì che è una bella città. Mi hanno detto che c'è anche un'ottima banda musicale. Voglio proprio chiedere al maestro di farmi suonare il trombone. Altro che portare sacchi di farina tutto il giorno, diventerò un grande musicista. Dopo aver camminato un po' ed aver fantasticato sulla nuova professione di musicista, incontrò per strada un cane che ansimava con la lingua a penzoloni. Come mai hai il fiatone? Gli chiese l'asino. E sono dovuto scappare in tutta fretta per salvare la pelle. Gli rispose il cane. Il mio padrone voleva uccidermi, perché ora che sono vecchio non gli servo più. E purtroppo è vero. Continuò il cane. Non sono più capace a rincorrere la selvaggina come una volta. E sono così debole che non spavento più nessuno. Ma come farò a procurarmi da mangiare ora? Concluse il povero e triste cane. Thank you.
perché non vieni a Brema con me? Suggerì l'asino. Sai, vado a suonare il trombone nella banda municipale. Tu potrai suonare i timpani e mi darai il ritmo. Sarà sempre meglio che farsi accoppare da un padrone senza cuore, no? Per mille levri zoppe, certo che vengo, rispose il cane. E credi che potrò indossare la divisa? Ma tutti i componenti della banda indossano la divisa, rispose l'asino. E così i due animali si misero in cammino verso Brema, facendo sogni e scommesse sulla loro futura carriera da musicisti. Passati neanche 10 minuti, che incontrarono un gatto che miagolava sconsolato e si lamentava. Ma cosa ti è successo per lamentarti in questa maniera? Gli chiese l'asino. Il gatto rispose: sono vecchio e soffro d'artrite. Per questo non sono più agile come una volta e devo stare al caldo. Ma vedendomi riposare vicino al caminetto, ieri il mio padrone si è infuriato. Mi ha accusato di essere un fannullone. Mi ha rimproverato di non saper acciuffare nemmeno un topolino. E mi ha cacciato di casa, senza pietà. Pensare che l'ho servito fedelmente per tutta la vita. Ora non so proprio dove andare, non so proprio come sbarcare il lunario, rispose il gatto. Sti uomini, sospirò il cane scuotendo la testa. Beh, noi stiamo andando a Brema per suonare nella banda della città, disse l'asino. Se vuoi puoi venire anche tu, suonerai il clarinetto e così ci divertiremo insieme. Per mille topi sbronzi, rispose il gatto. Vengo di corsa. Il clarinetto è il mio strumento preferito! E così il numero dei futuri suonatori di Brema era passato a 3.
Era già quasi sera quando i tre animali, passando davanti ad una fattoria, furono distratti da un gallo che strillava a più non posso. «Mo gallo, se urli in quel modo ci rompi i timpani!» gli disse l'asino. Disse l'asino. Hai perso qualcosa? Ma no! Rispose il gallo tutto agitato. Domani è festa e alla fattoria ci saranno ospiti. Sapete che Pranzetta ha intenzione di preparare la mia padrona. Gallo al forno. Gallo, capite? E l'unico gallo nei paraggi sono io. Oh, povero me! Smetti di piangere e strillare, disse l'asino al gallo. Noi siamo tre musicisti diretti a Brema per suonare alla banda municipale, visto che hai una voce tanto potente, puoi unirti a noi se ti va. Per mille vermi grossi mi va benissimo, esclamò il gallo. Già pensavo al calore della padella. Così tutti e quattro gli animali si rimisero allegramente in marcia. Il gallo, appollaiato sulla schiena dell'asino, cantava a gran voce: andiamo, andiamo, prima che la padrona mi acchiappi. Sera, stanchi ed affamati, giunsero in un bosco dove decisero di dormire. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un grosso albero. Il gatto e il gallo salirono sui rami, il gallo fin sulla cima dove si sentiva più sicuro. Di addormentarsi, il gallo guardò ancora una volta in ogni direzione e gli parve di vedere in lontananza una lucetta. Avvertì l'asino, che fu subito contento di alzarsi da quel posto freddo e scomodo. Anche il cane ed il gatto pensarono che un paio d'ossa con un po' di carne
non avrebbero fatto male. Così, piano piano, cercando di non far rumore, gli animali si avvicinarono al punto da cui proveniva la luce. Accorsero che proprio lì, in mezzo al bosco, c'era una casetta. Arrivati vicino alla casetta, sempre con cautela e senza fare rumore, i quattro animali guardarono all'interno, attraverso la finestra. Non potevano credere ai loro occhi. In mezzo alla stanza c'era un tavolo colmo di buone cose, un tacchino ripieno, mortadelle invitanti, formaggi di tutti i tipi, pane d'ogni forma, torte stupende, frutta profumata. «Potremmo chiedere ospitalità?» disse il gatto. Non ebbe il tempo di aggiungere altro che i quattro amici videro avvicinarsi al tavolo dei brutti ceffi paurosi. Dunque quello era il covo dei briganti. Se quei tipacci li avessero visti, sarebbe stata la loro fine. La fame aguzza l'ingegno. Nascosti tra i cespugli studiarono un piano diabolico che avrebbe spaventato quei briganti, così da obbligarli a scappare dal loro covo e lasciare tutto quel ben di Dio da mangiare a loro completa disposizione. Stabilirono di arrampicarsi uno sull'altro come un grosso animale e di urlare tutti insieme per spaventare i briganti. Nel buio e nella tranquillità della notte, interrotti solo dalla luce che irradiava dall'interno della casa e dal vociare sguaiato dei briganti, si avvicinarono alla finestra. Perfetto, l'asino appoggiò le zampe sul davanzale, il cane balzò sul dorso dell'asino, il gatto si arrampicò fin sulla testa del cane e il gallo si appollaiò sulle spalle del gatto. In quella strana posizione diedero inizio al loro primo concerto. Cominciarono a ragliare, abbaiare, miagolare, schiamazzare. Per fare più confusione, l'asino con una zampa ruppe i vetri della finestra. Un inferno! I briganti terrorizzati si precipitarono fuori della casa e fuggirono pieni di paura nel bosco.
primo concerto, i quattro animali entrarono nella casa dei briganti. Si sedettero tranquillamente a tavola e mangiarono a sazietà. Quando ebbero finito di mangiare, spensero la luce e si cercarono un posticino per dormire. L'asino si sdraiò sul letamaio, il cane dietro alla porta, il gatto sul camino accanto alla cenere ancora calda ed il gallo si appollaiò sulla trave del soffitto. Stanchi, ma con la pancia piena, si addormentarono. Videro che dalla loro casa non proveniva più nessuna luce. Decisero così di andare a dare un'occhiata. Non avremmo dovuto farci spaventare da quei rumori. Siamo o non siamo dei cattivi briganti? Sì, capo. Giusto, capo. Hai ragione, capo. Risposero gli altri briganti. Non ci vedo chiaro in questa storia. Forse il vento ha fatto rompere i vetri dalla finestra ed è successo tutto quel baccano. Disse ancora il capo. Sì, capo. Giusto, capo. Hai ragione, capo. Risposero ancora gli altri briganti. Bene. Allora bisognerà ritornare alla casa. Chi se la sente? Allora? Vado io. Bravo. Disse il più coraggioso di loro. Brigante si avvicinò alla porta. La spinse lentamente e, vedendo che si apriva, entrò in cucina. All'interno della casa era tutto buio ed il brigante doveva stare attento a dove metteva i piedi. Sarà meglio che accenda il fuoco per fare un po' di luce, pensò. In quel momento il gatto si svegliò. Vedendo gli occhi dell'animale che brillavano nel buio, il brigante li scambiò per carboni accesi e avvicinò un fiammifero. Indispettito, il gatto saltò al viso dell'uomo, graffiandolo con furia. Il brigante corse urlando verso la porta per scappare, ma pestò la coda del cane. Questi gli saltò addosso mordendolo ad una gamba. Il brigante urlò ancora più forte ed uscì nel cortile, dove fu colpito da un paio di calci dell'asino, mentre il gallo accompagnava le sue urla con squillanti. Brigante allora corse via come un matto per raggiungere i suoi compagni nel bosco. Thank you.
gli è successo? Chiesero gli altri briganti vedendolo arrivare impaurito ed affannato. Ragazzi, altro che vento! Rispose il brigante balbettando dalla paura. Nella nostra casa ci sono le streghe. Una mi ha graffiato e soffiato in faccia. Un'altra era nascosta dietro la porta e con un coltello appuntito mi ha ferito alla gamba. Nel cortile c'era un mostro nero che mi ha bastonato con un pezzo di legno e sul tetto. Sì, proprio sul tetto. Una strega rideva, scherzava e gridava a squarciagola. Portatelo qui! La voglio qui! Sì! Proprio qui! Nel sentire un simile racconto, il capo dei briganti disse: è meglio non tornare più in quel luogo maledetto. Andremo in un altro dei nostri rifugi. Così i briganti si allontanarono dalla casa del bosco e non si fecero mai più vedere. E i nostri amici? Che cosa stavano facendo? Dopo una bella dormita, si misero a parlare. L'idea di andare a Brema era forte, ma in quella casa si stava così bene. Sentite, disse il cane borbottando. Ho visto che in cantina gli stanno provviste a non finire. Io mi fermerei qui volentieri per qualche tempo, così potrei anche esercitarmi sui timpani con quelle botti di vino. Gna, gna, io sono d'accordo, aggiunse l'asino. Qui fuori ci sono prati erbosi, alberi e frutti. Mi piacerebbe rimanere per un po'. Anche il gallo, contento del nuovo cortile, decise di allenare la sua potente voce proprio lì, nella nuova casetta, prima di presentarsi al maestro della banda di Brema. E il gatto? Dov'era finito il gatto? Sdraiato accanto al caminetto ancora caldo, il gatto dormiva beatamente. Svegliato dalle urla del gallo che lo chiamava a squarciagola, anche lui decise di rimanere con i suoi amici nella casetta. I quattro animali rimasero insieme nella casa dei briganti per molto tempo. Erano così contenti che ogni momento era buono per organizzare feste. Si mangiava, si cantava, si ballava, ma soprattutto si suonava. Si suonava in quella casa. Alcuni mercanti di ritorno da Brema che passarono da quelle parti in cambio di un buon pasto e di un posto per dormire portarono ai quattro animali diversi strumenti musicali. Così, con un po' di impegno e di pazienza, oltre al trombone, al clarinetto e ai timpani, impararono a suonare anche la tromba, il flauto, il sassofono
ed il corno. Erano diventati proprio bravi, ma ancora non si decidevano ad andare a Brema. Volete sapere? Ok. Qualche tempo fa, degli amici di ritorno da un viaggio in un paese poco distante da Brema mi hanno raccontato che gli abitanti del posto sostengono che in alcune notti d'estate si sentono suoni e canti provenire dai boschi vicini. Anche le strade portano il nome dei musicanti di Brema. Ed esiste la Valle dei Briganti ed il Bosco delle Note Incantate. Beh, se vi capita di passare da quelle parti, vi consiglio di provare a cercare la casa dei quattro musicanti e, se riuscite a trovarla, vi chiedo anche la cortesia di venirmi a cercare per dirmi se questi quattro simpaticoni ancora sono lì, che cantano, suonano e ballano, oppure si sono decisi ad andare a Brema. Sono andata a prendermi quella che avete trovato voi quando siete arrivati. Qui c'è, trovate tutta la programmazione estiva di tutti gli eventi a partire dal 1 luglio. E vi segnalo una cosa: ieri sera si doveva tenere in un parco di una villa privata un evento molto carino e molto importante che praticamente sono l'associazione
Tinco Raggio degli ospedali civili di Brescia ieri avrebbe dovuto fare un picnic, ma il temporale pomeridiano lo ha rovinato. Quindi questo picnic si terrà il 6 luglio, sempre al parco della Villa Lancini in zona Acquedotto, ed è per beneficenza per sostenere la terapia intensiva neonatale degli ospedali civili. E vi segnalo, in tutti questi eventi che appunto leggete sulla brochure, vi segnalo quello che sarà il concerto di chiusura di questi nostri 110 anni, di questi eventi che vi abbiamo proposto. E ospiteremo l'orchestra dei Colli Morenici con uno strano concerto, ed è uno strano concerto davvero, perché oltre a viole, violoncelli, violini, voi vedrete e sentirete anche degli strumenti inusuali, alcuni proprio strumenti che non si usano più né nelle bande, nemmeno nelle orchestre. So che allora uno strumento si chiama sarrusofono, se non sbaglio, è uno strumento così, assomiglia molto a un sassofono, ma veramente una cosa grandissima, mentre altri sono proprio inusuali perché nella banda e neanche nelle orchestre esistono. Quindi sentirete campanelli di bicicletta piuttosto che una macchina da scrivere, sempre con i violini, sempre insomma è davvero anche questo un concerto molto simpatico e divertente. Quindi vi aspettiamo qui sabato prossimo, sempre qui, con l'orchestra dei Colli Morenici. A questo punto la scaletta con me ci sarebbe stato, scusate un secondo, devo prendere il telefono perché ce l'ho qui, ci sarebbe stato Fabrizio che vi avrebbe magari poi introdotto brevemente negli altri eventi. Lui non poteva esserci questa sera perché, come si suol dire, è fuori sede, ecco. Però mi ha mandato un messaggio da leggere, molto carino davvero, per tutti voi, per tutti noi. Quindi ve lo leggo. Fabrizio Pagnoni: scusandomi di non poter essere con voi nel celebrare come si deve questa tappa importante della vostra storia, vorrei provare con questo piccolo biglietto a porre rimedio alla mia assenza. 110 anni, più di un secolo di cultura, di socializzazione, di musica. Centinaia e centinaia di momenti in cui i nostri bandisti hanno scandito i momenti importanti della nostra vita comunitaria, ci hanno deliziato nei loro concerti, sono stati un importante centro di aggregazione e di educazione per ragazzi e giovani. La storia non mente, una storia così lunga e così radicata è la testimonianza del rapporto e della sinergia forte che la banda ha sempre saputo costruire con tutto il paese, passando attraverso momenti molto diversi tra loro. Se nei primi decenni di vita del gruppo far parte della banda ha significato per i nostri nonni e bisnonni godere di una delle rare occasioni di socializzazione e di formazione musicale e culturale che il mondo di allora poteva offrire, negli ultimi anni le cose, lo sappiamo bene, sono profondamente cambiate. Di fronte a questi cambiamenti, la nostra banda ha saputo rinnovarsi, cambiare pelle, guardare al futuro, investire in nuovi modi sui giovani, entrando nelle scuole, aprendo un'accademia, inventandosi nuove occasioni di aggregazione. Il percorso, lo sappiamo, è lungo e difficile, ma ha già dato frutti importanti e noi tutti ci auspichiamo che continuerà a darne in futuro. Obbligo e impegno da parte dell'amministrazione comunale e di tutti gli erbuschesi è e dovrà essere sempre quello di sostenere e stare vicino a questo gruppo fantastico. Mi piace pensare che nel concerto da favola di questa sera, ad affiancare la passione di Angela, la bravura di Giorgio e la voglia e la bravura di mettersi in gioco di tutti i nostri bandisti, ci siano anche, invisibili ma sempre presenti, quanti nel corso di questi 110 anni di storia hanno creduto e hanno dato tutto il loro impegno per costruire e cementare un gruppo forte e coeso. Giuseppe Brevi è l'ultimo che ci ha lasciati, ma stasera, lo sappiamo tutti, sarà lassù in buona compagnia a intonare le note di questo spettacolo. Grazie.
La storia continua. E torniamo alle bellissime colonne sonore dei nostri film e dei nostri musical che abbiamo sentito negli anni anche addietro. La maledizione della prima luna apre le danze per le accattivanti avventure del pirata più pazzo in circolazione, alla ricerca di una nave tutta sua da poter governare, pur non avendo un proprio equipaggio. E chi se lo scorda quel pirata con i suoi tic, le sue movenze, lui che non trova pace se non al timone di una nave? Ciò che una nave è, ciò che la perla nera è in realtà, è libertà. Sono il capitano Jack Sparrow, comprendi?
trama del film. Un po' complicata come trama. Siamo alla fine degli anni 20, nel periodo di passaggio dal cinema muto al sonoro. Il produttore di un film si trova costretto, per ovvia convenienza, a passare al sonoro. Ma nella sua compagnia nascono i primi problemi. L'attrice protagonista, la star del muto Lina, si rivela inadatta, totalmente inadatta, perché la sua voce sta un po' così, le unghie sui vetri, e quindi com'è che si fa a fare un sonoro con questa voce? Poi pensano, magari forse è il caso di passare ad un film musicale, e però se parla così, canta altrettanto così, sempre unghie sui vetri sono. E che si fa? Si fa che il protagonista maschile, che è il partner della star del muto, ma con un passato di ballerino e anche di cantante, cerca di convincere la diva a farsi doppiare praticamente. Quindi va da lei e le dice: senti cara, tu sei perfetta nel ruolo della diva del muto, resta muta e fatti doppiare dalla nostra comparsa, la dolce Cati. Quanto mai ha detto dolce, perché poi lei pensava che lui fosse innamorato di lei, invece no, non era vero, perché lui proprio non la sopportava. Comunque si lascia convincere e Cati dà la voce per il canto e la recitazione a Lina, la prima donna, la quale tutto poteva immaginare, meno che da lì a poco il palcoscenico e anche l'amore sarebbero stati tutti della dolce Cati. V'è venuto in mente per caso di quale film musicale si tratta? No? Allora, intanto vi dico che l'arrangiamento del brano è a cura del maestro Giorgio Gandossi e che il resto verrà da sé. Thank you.
La storia del mago di Oz la conoscete tutti. Dorothy, lo spaventapasseri che desidera un cervello, l'omino di latta che desidera un cuore, il leone codardo alla ricerca di un po' di coraggio. E se avete visto il film avrete apprezzato la colonna sonora in cui, su tutte, c'è una canzone che se a distanza di 80 anni e più ancora incanta gli ascoltatori di tutte le età, vuol dire che qualcosa di speciale ce l'ha. Vanta più di 650 versioni, ma quella del cantante hawaiano, conosciuto il più col soprannome di Israelitz, è sicuramente la più ascoltata. Da Oz a Itz, la canzone non ha mai smesso di emozionare. Sempre lo farà, come stasera, con la bella voce di Sergio Brescianini. Sarai luce attraverso il buio. Brillerai come le stelle sopra questo mondo per sempre, oltre le nuvole, oltre l'arcobaleno. Dedicato a Gaia Campa, Over the Rainbow. And wake up where the clouds are far behind me, where troubles lie like lemon drops above the chimney tops. That's where you find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly. Birds fly over the rainbow, white and white and tired.
happy little bluebird fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Grazie. Simba, cucciolo di leone, che in seguito alla morte del padre deve combattere il malvagio zio Scar, che cerca di rubargli il trono di re della giungla. In suo aiuto i due simpatici compagni Timon e Pumba, che saranno di supporto al cucciolo ritrovatosi senza certezze né aspirazioni né punto di riferimento. E Timon e Pumba subito ci portano a quel senza pensieri, a quella filosofia di vita. Il passato è passato, non lo si può cambiare, non lo si può aggiustare. Hakuna Matata, e la bella colonna sonora del Re Leone. Thank you.
prima di lasciarvi con un bis. Lo volete il bis? Ecco, meno male che vogliono il bis. Ok. Prima di lasciarvi con un bis, io vorrei qui tutti i partecipanti di questa bellissima serata, quindi li chiamerei Anna Lussana, Nicola Magri, Sergio Brescianini, Andrea Spinelli, io prima ero un po', come dire, emozionata perché poi dovevo, insomma, adesso sono un po' più tranquilla, siete stati fantastici, siete stati bravissimi, grazie mille, è stata davvero una costruzione un po' complicata, veramente grazie perché è proprio stato, è stato bellissimo, davvero, un bacio. Lui l'ho conosciuto stasera, ma lo bacio lo stesso. Oh, e eccoci qua. Abbiamo quattro bellissime ragazze che vengono a salutarvi. Ho già baciato anche il maestro. Ah, ok. Ecco le nostre bellissime flautiste che vogliono ringraziarvi. Questo è dell'altro. Abbiamo anche un ricordo del libro che è stato fatto 100 passi della nostra storia, come ricordo. Poi magari daremo anche al presidente. E io adesso però, allora, devo ringraziare davvero tante persone. Quindi permettetemi di leggere perché altrimenti mi dimentico. Poi ci troviamo lì, perché c'è un rinfresco per tutti e condividiamo i brindisi e anche emozioni, sensazioni, suggerimenti, tutto quello che volete. All'amministrazione, alle autorità, al sindaco, alla Proloco, al Mix Team, agli alpini, all'oratorio, ai volontari, all'Inca, Fiori, ai fotografi, per la preziosa collaborazione. Al consiglio direttivo del Corpo Musicale di Nomagri, ai musicanti, al maestro Giorgio Gandossi, a voi per la numerosa e calorosa accoglienza va il mio e il nostro grande grazie per aver reso indimenticabile questa serata e grazie ancora agli attori intervenuti. Grazie. Vi salutiamo con una marcia che merita una menzione speciale in quanto l'autore volle rendere omaggio al suo paese, alla sua banda e a tutta la comunità. Di Bruno Cicchino Magri, Erbusco. Oh, Giorgio mi ricordava ora che abbiamo anche la bacchetta originale con la quale Dino Magri assunse la direzione nel lontano 1912. Ce l'ha portata il pronipote Matteo, che suona qui. La bacchetta originale. Erbusco, grazie, ci vediamo dopo. Thank you.
Giorgio? Presidente, dottor Lorenzi, le cedo il microfono. E poi gli volevamo regalare il nostro
libro fatto 10 anni fa, nel centenario, come ricordo. Ma scusi, perché ha baciato tutti e non ha baciato me? Ha ragione. Allora, si spiega subito, no? Io lo spiego. Il perché. Oggi, per dire, no? Giornata bellissima, faccio un giro in moto, poi torno a casa, un po' trafelato, arrivo, vado da mia moglie, corro e dico, sai cosa mi è successo? Lei sta lavorando al computer, non mi guarda neanche, va avanti. E allora niente, le racconto. Mi sono fermato, sono andato a fare benzina e il benzinaio in realtà era una donna bellissima e quando ho terminato mi ha fatto un bellissimo sorriso. Mia moglie rimane impassibile, che io ci sono rimasto anche un po' male, dico, vabbè dai, mostra un attimino di gelosia, no? Niente. Dopo un po' mi guarda e mi dice, dunque, tu Dario sei andato in moto, quindi avevi il casco? Sì. Ecco, la prossima volta quando fai benzina, prima di finire togliti il casco, vedrai che non ti sorride più. Io ringrazio la Presidente e il Consiglio Direttivo della banda di El Busco per avermi invitato qui. La nostra associazione trova nel territorio bresciano quasi tutte le bande associate. Noi siamo molto orgogliosi, lavoriamo per le bande, lavoriamo in che modo? Cerchiamo di dare assistenza, facciamo in modo che le bande possano migliorarsi, possano offrire spettacoli di qualità. Oggi, venendo qui, assistendo a questo concerto, organizzato nei minimi particolari, un concerto che richiede competenza, intelligenza e un saper fare molto importante, devo dire che se è vero che noi come associazione lavoriamo per fare grandi le bande, oggi, stasera, è la banda di El Busco che ha fatto grande la nostra associazione. Grazie a tutti. Grazie Presidente per le parole. Grazie. È scontato dire che è un onore per me essere qui a dirigere questa formazione con così tanta storia alle spalle, in così tanti anni. E faccio notare che nonostante i 110 anni di storia, l'età media è piuttosto bassa, come potete vedere. Ovviamente mi riferivo a lei, Presidente. Ovviamente. E la banda vive grazie al ricambio generazionale, grazie alle nuove leve che entrano a far parte della banda e che si formano nella nostra accademia. E aspettiamo sempre nuovi ingressi, potete iscrivervi a partire da settembre. Non ci sono limiti d'età per imparare. La nostra sede è lì, di fronte alle scuole medie. Trovate sullo striscione tutti i recapiti, anche sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, trovate tutti i recapiti per poter contattarci. Da settembre inizierà il nuovo anno di corsi e tengo a sottolineare che non sono solo lezioni individuali, ma sono soprattutto lezioni collettive e dove appunto si può vivere già il bello dello stare insieme fin da subito. Quindi se volete contattarci, contatti li avete. Vi aspettiamo numerosi. Grazie per essere qui stasera. Grazie.